voi un SUV ibrido della casa francese che ci piace tantissimo. Peugeot 3008, 1600 cavalli a disposizione e la vediamo nel suo allestimento GT. A partire dagli esterni ormai li conosciamo molto bene, abbiamo questa calandra molto importante con un sacco di listarelle cromate, poi abbiamo questo gruppo ottico anteriore così cattivo ad artiglio con il LED che si estende verticalmente. Peugeot Full LED Technology, ovviamente il gruppo ottico anteriore e nella sua versione ibrida. Abbiamo i cerchi che sono in lega bicolor cromati e nero lucido multirazza e numerosissimi sono i dettagli cromati come questo che troviamo nelle minigonne della fiancata. Abbiamo anche in dotazione le barre al tetto e le finiture sono privacy. Questo ci garantisce privacy e protezione dei raggi solari. Gruppo ottico posteriore tripartito e non mancano poi i sensori di parcheggio perché le dimensioni sono importanti. All'interno del bagagliaio vediamo ovviamente i cavi per la ricarica, li abbiamo di due tipi. Abbiamo sia quelli per la ricarica della presa domestica che quelli per le colonnine di ricarica. Bagagliaio enorme, molto ben sagomato, con una botola per l'accesso diretto dall'abitacolo. Abbiamo a disposizione una luce di cortesia sulla sinistra, da queste pratiche leve è possibile abbattere i sedili. Vediamo velocemente gli interni posteriori. Veramente molto belli in questa versione GT, sono bicolor, chiari, molto eleganti, con attacchi Isofix a entrambe le sedute esterne posteriori. Salendo a bordo vediamo che il cielo è nero, quindi questo garantisce ancora più un'atmosfera sportiva e abbiamo tutta la plancia di tecnologia iCockpit a partire dallo sterzo piccolo maneggevole a doppio taglio con l'inserto GT che troviamo proprio qui nella parte inferiore. Numerosissimi sono i comandi al volante, quadro strumenti interamente digitale, 27.000 i chilometri percorsi, da questo praticissimo display possiamo gestire tutto il sistema infotelematico. Abbiamo i tasti toggle switch, anche detti a pianoforte, il cambio è manuale, il freno di stazionamento elettrico. Numerosissimi sono i vani portaoggetti, come questo molto profondo, questo un po' più piccolo. Possiamo impostare la modalità di guida che preferiamo e abbiamo anche un ulteriore vano portaoggetti a scomparti sotto al bracciolo centrale. Peugeot 3008, l'abbiamo scoperta molto velocemente insieme, però se ti ho un po' incuriosito non ti resta che correre sul nostro sito raptix.com e scoprire questa e tantissime altre autovetture subito disponibili in pronta consegna. EXO!